Le crisi epilettiche possono danneggiare il cervello? Questa domanda è stata oggetto di una delle azioni del Congresso Nazionale della Lice, la 40esima edizione in corso a Roma. E noi abbiamo approfondito l'argomento con il dottor De Curtis. Allora, dottore, relazione molto interessante, perché appunto parte con una provocazione. Queste crisi, appunto mito o realtà, possono davvero andare a danneggiare il cervello? Dagli studi che lei ha mostrato anche in sala, cosa emerge? Sì, allora il problema delle crisi, della correlazione tra crisi e danno è importante ed è una domanda, per esempio, che viene fatta molto spesso dai pazienti, cioè vengono in ambulatorio e chiedono le crisi che ho possono danneggiare il cervello. La risposta non c'è in realtà, perché è difficile valutarlo in ambito clinico. Ci si appoggia a dati sperimentali per capire se così è o no. In realtà gli studi fatti a proposito sono pochissimi. Noi abbiamo fatto uno studio sia su tessuto post-chirurgico umano sia su tessuto sperimentale, quindi modelli sperimentali, che dimostrano che in realtà l'attività critica di per sé non è associata a un danno come viene valutato secondo parametri neuropatologici standard. Quindi non esiste l'opzione che delle crisi di per loro determinano una gliosi, perdita neuronale, eccetera. Ecco, stiamo parlando di un danno strutturale, quindi nella parte cerebrale, ma in realtà ci possono essere delle condizioni sottostanti che invece appunto hanno danneggiato il cervello e magari erroneamente possono essere riportate alle crisi. Certo, allora separiamo due condizioni: una in cui c'è un processo patogeno che è evolutivo, quindi che può essere o biochimico, genetico, eccetera. Quindi in questo caso l'alterazione che è la causa del danno può associarsi a delle crisi di tipo epilettico che possono essere anche abbondanti, tante. Allora è importante controllare le crisi ovviamente, ma la nostra idea è che il processo patologico sottostante sia quello che determina le crisi e non tanto l'attività critica di per sé. Le crisi però sono importanti perché possono determinare una alterazione funzionale, cioè se quel pezzo di cervello che fa le crisi fa attività critica non può svolgere la sua funzione. Questo è particolarmente importante per esempio nell'età in cui lo sviluppo del cervello è cruciale, quindi nell'età pediatrica, per cui se il bambino ha tantissime crisi, queste crisi possono funzionalmente impedire un processo di sviluppo, non necessariamente essere il danno. L'altra situazione è che invece in una situazione di epilessia stabilizzata, in cui possono sfuggire crisi perché per vari motivi, ecco, se non esiste un danno sotto che progredisce, le crisi non dovrebbero essere responsabili di un peggioramento del danno cerebrale. Ecco, prima ci citava un lavoro del suo gruppo che tra l'altro è stato sottomesso per la pubblicazione a Annals of Neurology. Per quanto riguarda tutto quello che emerge sia dal lavoro del suo gruppo e quei pochi lavori che ci sono in letteratura, quali sono le implicazioni per il paziente e anche per i medici che li seguono? Quindi per il paziente l'implicazione è capire che la crisi epilettica è una che va controllata, ma non necessariamente è l'elemento che determina una progressione del danno cerebrale. Per i medici però, d'altra parte, è importante riconoscere questo aspetto, ma riconoscere anche che le crisi funzionalmente sono invalidanti, cioè invalidanti funzionalmente sull'attività cerebrale, per cui è importante che debbano essere controllate, insomma. Però diciamo riduce l'ansietà riguardo all'aspetto della possibilità di un danno, escludendo quindi quelle patologie in cui invece c'è un processo degenerativo che progredisce, come nelle encefalopatie epilettiche dell'infanzia. Lì appunto il problema delle crisi è marginale, vanno curate, ma il problema sottostante è quello che va poi analizzato, riconosciuto e curato. Non necessariamente con una terapia antiepilettica, ma anche una terapia causale quando è possibile.
Senta, infine in sala lì ha posto la domanda un po' a tutta la platea su questa questione se le crisi potessero generare un danno cerebrale. E in realtà la maggior parte della platea ha risposto che era concorde nel fatto che ci fosse un danno. Come mai, appunto, i medici sono convinti di questo aspetto? In realtà era un 50-50% che è tipico delle situazioni che non sono definite, per cui quello che emerge dalla letteratura sono dei dati di tipo correlativo, cioè c'è un'evidenza di un certo tipo che correla con un'altra evidenza. Non esiste però la causalità nel correlare questi due fenomeni, per cui c'è la tendenza a utilizzare gli elementi correlativi come causali, ma non è così. Occorre invece una valutazione sperimentale più rigorosa, sia su modelli animali che permettono questa possibilità, sia su tutto quello che possiamo estrarre dalle informazioni che i pazienti ci offrono, tessuto cerebrale, ma anche, vuol dire, le implicazioni, l'elettroencefalogramma, indicazioni cliniche, per estrarre delle informazioni che siano però scientificamente validabili e in qualche modo non solamente correlative. Quindi penso che il problema di base sia quello, cioè avere un'evidenza rispetto ad avere invece una correlazione.